Allora, buongiorno a tutti, diamo il benvenuto ad un artista di fama nazionale, oltre che internazionale, da una scuola di grande importanza artistica, che è quella di Cutuzzo, e nella persona qui presente di Romeo Misisca. Già il cognome ha una storia, e questa per noi diventa motivo di orgoglio, e non potevamo non accogliere questa richiesta così importante per poter far esporre le proprie opere artistiche. E da una visione anche molto sommaria e veloce manifesta il senso di una vita vissuta e in particolare legato a quelle che sono le tradizioni e a quelle che sono le nostre origini. E questa manifesta l'importanza di poter accogliere a tutti i livelli gli elementi che possono dare lustro alla nostra comunità e portare avanti quei discorsi di ordine culturale, con una cultura però intesa ampia e non orientata o diversa. Per noi la cultura è qualcosa che ci caratterizza, perché abbiamo da dare ed esprimere con le nostre opere, con i nostri reperti, una millenaria tradizione e storia, che è quella della comunità di Amici. Io non ho modo di ringraziare qui l'amico Romeo Misisca, col quale veramente ci potrebbe essere una sinergia anche rispetto al luogo dove lui vive, e mi riferisco alla storica Roma, della quale è ricca di opere, sicuramente lui ne fa parte, perché mi diceva di far parte degli artisti di Via Margutta, e già solo questo è qualcosa che ci onora e ci gratifica, e di poter creare una sinergia anche per rimettere un percorso sotto questo profilo anche nella nostra comunità. E io sono convinto che con la denaro io credo che ormai sul piano complessivo la nostra comunità è alla ribalta nazionale, e credo che gli elementi su cui stiamo fondando sono tre aspetti fondamentali: quello che è l'aspetto culturale, archeologico, individuando reperti, non ultima la questione della Regina Viarum, e poi teniamo l'aspetto anche religioso. Noi abbiamo sul nostro territorio la Fonte Miracolosa di San Francesco, dove abbiamo avuto l'opportunità di far vedere a livello nazionale le famose tre dita di San Francesco per la Fonte Miracolosa in località Santa Lucia. E poi l'aspetto enogastronomico, dove con i mercatini che in questo momento si stanno svolgendo ad Amici stiamo avendo tante conferme, e nel poter apprezzare soprattutto le nostre aziende che comunque espongono e del territorio che comunque espongono, e soprattutto con il prodotto finito della degustazione finale. Allora io dico, grazie Romeo, l'impegno che assumiamo è quello di poter dare sempre più un contributo, e poi lasciatemelo pure dire, il nostro Don Ezio, che ci accompagna sempre in quelle che sono le nostre attività, le nostre azioni, che sicuramente ci darà anche quella forza spirituale per fare in modo che attuiamo i nostri progetti. Grazie veramente, grazie. Di cuore. Grazie. Ringraziamenti del sindaco, davvero grazie per la presenza sua in mezzo a noi,
l'arte è un dono di Dio, ed è un dono di Dio, ma è anche un segno attraverso cui è possibile rivivere, far rivivere, non fare memoria. E allora grazie a questo dono che lei ha, e che viene da qui, ma che viene anche dall'alto, ecco, davvero tanta memoria può rivivere, tanti ricordi possono prendere davvero movimento. E allora grazie per quest'arte e grazie per, ecco, questo suo dono che rende preziosa la nostra comunità, ma anche la nostra nazione. Quindi grazie. Romeo, sì, mi ricordi il quadro che tu hai fatto allora, tanti anni fa? Sì, sono andato là, ma questo è un omaggio a mio padre che desiderava tanto vedere. Si è allontanato giovane per ogni volta, mio padre per sempre. Sentito sin da ragazzo. Questa passione continua a trascorrere dei periodi estivi. Tu quando sarai più grande, però se vuoi fare il pittore, non era d'accordo, dice, se vuoi fare il pittore, ricorda che ti amici. E io oggi, quelle parole che mio padre mi disse quella volta, sto qui e vi ringrazio a tutti quanti. Grazie.